Due appuntamenti con la solidarietà questa mattina a Palazzo San Giacomo. Alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità Giuseppina Tommaselli, al produttore Michele Guardì e dagli artisti dello spettacolo musicale I Promessi Sposi, che sarà in scena dal 1 al 4 dicembre al Teatro Palapartenope, sono state presentate le speciali agevolazioni che consentiranno a soggetti in condizioni di disagio fisico e sociale di assistere all'evento. È stato annunciato inoltre lo spettacolo di beneficenza di cabaret e musica A Teatro con il Cuore, combattiamo con un sorriso le leucodistrofie, che si svolgerà il 20 dicembre al Teatro Tenda Partenope e il cui incasso andrà interamente devoluto alla ELA, Associazione Europea contro le Leucodistrofie. Si tratta di due splendide iniziative che si svolgeranno al Teatro Tenda Partenope, fortemente volute dal produttore dei Promessi Sposi e dall'Associazione per i Disabili, e che praticamente, per quanto riguarda la prima, in effetti noi avremo, l'amministrazione comunale avrà a disposizione per i ragazzi meno fortunati un certo numero di ingressi, un congruo numero di ingressi omaggio che devolveremo ai ragazzi meno fortunati della nostra città e agli accompagnatori ad un prezzo ridotto. Poi ci sarà la manifestazione del 20 dicembre, fatta appunto dove noti artisti della città, tra cui Biagio Izzo ed altri nomi importanti, faranno questo spettacolo di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto ai bambini disabili.